Da venerdì 4 a domenica 6 ottobre a Donnici, ridente frazione alle porte di Cosenza, si sono riaccesi i riflettori su una delle manifestazioni più attese, non solo dalla comunità dell'antico borgo, ma da tutta la città. La Sagra dell'Uva e del Vino di Donnici, giunta alla 33esima edizione. Per il secondo anno consecutivo l'evento ha assunto la denominazione di Sapori d'Autunno, quasi ad esaltare maggiormente la sua vocazione verso l'enogastronomia di eccellenza espressa dal territorio. Una sagra importante, questa di un territorio che ha questa vocazione particolare. Noi stiamo provando a far uscire fuori, diciamo, dai territori anche quelle che sono le peculiarità, quindi questo progetto di città che abbiamo in mente è un progetto che valorizzi appieno le risorse proprio del territorio, e su Donnici stiamo puntando molto, stiamo anche investendo in alcune strutture che si stanno realizzando. Vogliamo che in futuro anche l'offerta turistica che noi proponiamo per la città di Cosenza, che è un'offerta variegata, che consente poi a tanti di recarsi in città e vivere i luoghi della città, scenari bellissimi, incantati, durante tutti i periodi dell'anno, possa contenere anche questa del territorio di Donnici, dove ci sono le cantine che vanno assolutamente visitate, c'è un vino che viene prodotto che è un'eccellenza, diciamo, del territorio, e quindi è anche un modo di far conoscere la nostra bellissima città a tanti altri che vivono fuori, di riscoprire un'identità in un territorio che è forte, diciamo, che viene dal passato e che tanti produttori adesso stanno ricominciando, anche investendo risorse in queste nuove cantine, in queste nuove attività legate appunto alla produzione del vino, un modo, diciamo, per far emergere le nostre grandi potenzialità. Il taglio del nastro dà il via alla kermesse, che pur all'insegna della continuità e della tradizione riserverà molte gradite sorprese. Abbiamo sostanzialmente trasformato quella che poteva essere intesa forse più come una sagra in una manifestazione di promozione, non solo di un vino ma di un intero territorio. Perché? Perché crediamo che lo sviluppo della nostra città debba sicuramente andare verso sud. Promuovere questo intero territorio, la sua vocazione produttiva, significa promuovere lo sviluppo della città. Questa, a mio avviso, è la ricetta, ed è una ricetta vincente, che in un contesto economico come quello attuale, di forte e radicata crisi, non può che andare verso produzioni di nicchia, mercati di riferimento che accettano sostanzialmente con estremo entusiasmo le produzioni quando nascono da territori come questo, che hanno una vocazione, secondo me, non più diretta a industrie che in questa città, in questo luogo, non hanno mai sostanzialmente avuto una storia. La logica oggi ci porta a dire che, visti i risultati che abbiamo registrato in termini numerici, se guardiamo i visitatori rispetto agli anni passati, abbiamo notato quasi un raddoppio l'anno scorso, e mi auguro che già quest'anno il risultato possa essere migliore. Significa che la ricetta è giusta. Se invitiamo in questo caso soprattutto gli operatori locali ad investire in queste produzioni di qualità, non lo facciamo per mero gusto, ma solo e unicamente perché crediamo che questo possa essere un traino economico non solo del vino come prodotto, ma di un intero sistema enogastronomico che porterà sicuramente una maggiore ricchezza di tutta la città. L'organizzazione, curata dall'associazione Vivi Donnici, ha richiesto un lungo ed impegnativo lavoro. È stato un lavoro fatto esclusivamente da un gruppo di ragazzi magnifici che ha avuto la voglia di ritrovarsi e di ridare un giusto tono alla manifestazione. C'è stato un impegno costante in questa settimana, dal lunedì a poche ore fa, per cercare di rendere questo nostro bellissimo borgo un vero fiore all'occhiello per tutti i visitatori che accorreranno a seguire la manifestazione. Abbiamo deciso anche quest'anno di puntare nuovamente sulla vendita esclusiva dei prodotti imbottigliati, per cui dare il giusto spazio alle cantine che sono regolarmente registrate nel registro delle imprese. Degustazioni di vino e prodotti di gastronomia locale, momenti musicali e di intrattenimento, già dalla prima giornata hanno accolto numerosi visitatori, incoraggiati anche da un efficiente servizio navetta da e per Donnici, che ha consentito di degustare in assoluta sicurezza e tranquillità il prelibato nettare.
Nonostante le avverse condizioni meteorologiche che per tutto il fine settimana hanno interessato la città di Cosenza e il suo Interland, nella seconda giornata di Sapori d'autunno, 33esima sagra dell'uva e del vino di Donnici, è stato possibile realizzare il momento clou dell'evento, ovvero la tavola rotonda sul tema La riscoperta del Magliocco. Siamo nell'area del Donnici e Vitigni, che questo vino diciamo, di cui risulta costituito, il Magliocco rappresenta il vitigno per eccellenza. È un vitigno che timbra questo vino perché per le sue caratteristiche, soprattutto enologiche che ha, certamente ne valorizza quello che devono essere il gusto, l'olfatto e quindi tutto quello che è la struttura dello stesso vino. Ovviamente oltre a Magliocco per disciplinare di produzione della DOP possono partecipare anche altri vitigni, quali il Greco Nero, la Malvasia oppure il Calabrese, ma comunque la base, almeno il 65% nella struttura della DOP Terre di Cosenza, deve essere Magliocco. Quindi questo ne rappresenta un elemento importante, perché per struttura delle sostanze coloranti, dei polifenoli, degli antociani soprattutto, assume veramente delle caratteristiche che non lo rendono secondo a tanti altri vitigni anche dell'area nazionale. Al dibattito è stato presente il sottosegretario al lavoro e politiche sociali del governo Letta, onorevole Iole Santelli. Una presenza importante che, oltre a qualificare ulteriormente il parterre della tavola rotonda, ha disegnato un percorso che porterà i prodotti enogastronomici della provincia di Cosenza all'attenzione del Parlamento europeo. Io sto lavorando e credo moltissimo che la Calabria troverà il suo futuro nel suo passato, cioè nella riscoperta di ciò che era, di ciò che ha. E quindi piuttosto che inseguire finte illusioni o di piangersi addosso su ciò che non abbiamo, dobbiamo cominciare veramente a valorizzare ciò che abbiamo, e abbiamo tantissimo. Fra le cose che abbiamo, come credo ben stia facendo l'amministrazione di Cosenza, portare alla ribalta tutta quella che è la nostra storia e le nostre ricchezze. Una grande ricchezza sono tante particolarità e peculiarità agroalimentari, fra cui anche il vino è di diversa qualità, che dobbiamo valorizzare, ma valorizzarle tutte insieme, io credo, tutte insieme a livello italiano, tutte insieme a livello europeo, costruendo anche gli strumenti. Questo ovviamente è una parte che devono necessariamente fare i privati. Lo Stato cosa può fare? Lo Stato può mettere a disposizione degli strumenti. Noi stiamo predisponendo anche degli strumenti di lavoro effettivo, cioè risorse per far sì che i giovani si possano anche inventare nuovi lavori. E nello specifico, dicevo, siccome per esempio un grosso problema italiano, calabrese ma italiano, è la grande distribuzione, il fatto di non essere presenti nella distribuzione internazionale dei prodotti di nicchia, insomma, mettere in rete tante piccole realtà che hanno una grandissima qualità e riuscirne a fare, rispettando la qualità, una quantità tale da essere allettante per fare distribuzione, anche quello è lavoro ed è una sfida. Noi stiamo cercando di costruire gli strumenti. E mi auguro che partecipi università, che partecipi proprio al cambiamento culturale la gente. Una delle grandi battaglie dell'agricoltura italiana si combatte in Europa. Noi dobbiamo rinegoziare i patti europei che hanno sacrificato moltissimo dell'agricoltura dei paesi del sud Europa, come noi, come la Grecia, come la Spagna, nei patti con la sponda del sud del Mediterraneo. Forse in parte privilegiando gli interessi economici dei paesi del nord. Questa è una battaglia a cui il ministro De Girolamo crede moltissimo, essendo d'altronde campana, conosce bene il settore. Da domani ci mettiamo a lavorare tutti, cerchiamo tutte le varie peculiarità di questa provincia e ci mettiamo insieme come capofila, io credo, il Comune di Cosenza, nel senso di proprio centro di un'area. Inviteremo il ministro, le faremo assaggiare tante cose, essendo anche una buona forchetta, una buona gustaia, e secondo me le daremo anche degli strumenti in più
per condurre la sua battaglia a Bruxelles. Il sottosegretario oggi si è assunto un impegno importante, quello di portare queste eccellenze al centro di un tavolo operativo, tecnico, con il Ministro dell'Agricoltura, per individuare sostanzialmente quelle che possono essere eventuali strategie per riaffermare non solo nel mercato calabrese, ma anche in mercati europei queste che sono appunto le nostre particolarità e le nostre ricchezze. Credo che questa strada di operare tenendo conto non solo delle capacità di questo microterritorio, ma prendendo sostanzialmente tutte quelle che sono le ricchezze di questa terra, sia la strada vincente. Farlo come operatore istituzionale di livello, a mio avviso, non potrà che portare ad ottimi risultati. L'onorevole Santelli ha centrato i punti, diciamo, di discussione del dibattito, parlando di identità contro individualismo, sia a livello della produzione ma anche a livello della commercializzazione dei prodotti nostri locali calabresi. Inoltre ha parlato di un ottimo capofila che è il comune di Cosenza, di questi produttori. Quindi noi abbiamo sicuramente la possibilità, ma anche un obbligo, di portare avanti le nostre produzioni, le nostre attività anche di servizio ai nostri produttori, portandoli avanti come capofila in tutte le attività nazionali, regionali, provinciali, comunali, ma anche internazionali. Adesso partiranno una serie di attività con questi produttori, cercheremo di raggrupparli in consorzi export, che sono dei consorzi abbastanza leggeri, ma che promuovono una serie di paniere di produzione locali, localissimi. E quindi andremo avanti con queste attività di internazionalizzazione, di cooperazione, perché qua si parla di cooperazione tra i territori. Noi siamo aperti a tutti gli enti che vogliono fare sistema all'interno della nostra regione. Siamo aperti alla Camera di Commercio, siamo aperti alla provincia, siamo aperti a tutti gli enti che possono essere integrati in un'ottica di promuovere il territorio come si dovrebbe fare in una città come la nostra. All'onorevole Iole Santelli, infine, per il suo impegno e la sua vicinanza a tutta la comunità donnicese, è stato conferito il premio Grappolo d'Oro. Sono orgoglioso di averlo consegnato io, perché sono stato la persona che ha ideato questo premio, sostanzialmente perché ogni manifestazione importante alla fine deve lasciare o lanciare un messaggio. Il Grappolo d'Oro che cos'è? È un premio che viene dato a chi riesce nel settore di competenza a trasformare, cioè dal grappolo nasce un buon vino, dalla buona politica nasce sicuramente una buona società. Lo scorso anno abbiamo dato il premio al sindaco Occhiuto perché sta trasformando in meglio la nostra città. Quest'anno invece Iole Santelli, perché è l'unica rappresentante calabrese nel governo nazionale, un governo che, nonostante le difficoltà, sta cercando di salvare, ma soprattutto di trasformare la società italiana, una società purtroppo logorata e logora, che ha bisogno di stabilità, ha bisogno di impegno per dare un futuro migliore alle giovani generazioni. Qui si parla di vino, io lo dicevo prima, consegnando il premio. A 33 anni fa, quando è nata la Sagra, non c'era nemmeno un'azienda di produzione vitivinicola. C'era sicuramente una realtà come la cantina sociale ex Arsa, che poi è finita come è finita, come sono finite male la stragrande maggioranza degli interventi pubblici nella nostra regione. Beh, questa nuova realtà, questa nuova Donnici, dopo 33 anni, ci porta ad avere 5 realtà importanti, non del territorio regionale, ma del territorio nazionale, perché a Vinitaly per ben 2 anni le nostre aziende hanno ottenuto dei premi. Quindi questo è un territorio che sicuramente la speranza riuscirà a dare nei prossimi anni ancora non solo degli ottimi vini, ma delle ottime realtà imprenditoriali alla nostra città, alle nostre province, alle nostre regioni. Da donnicese non posso
che essere entusiasta per il fatto che questa manifestazione sia divenuta una delle più tradizionali e una delle più sentite di tutta la città. Ed oserei dire è una delle manifestazioni più importanti di tutta la provincia, la quale, mi preme ricordarlo, nasce nel 1979 per festeggiare la vendemmia sulle bellissime colline di Donnici. Abbiamo avuto la presenza dell'onorevole Iole Santelli, sottosegretario al lavoro e alle politiche sociali, la quale ci ha onorato della sua presenza. Il nostro obiettivo è quello di valorizzare e promuovere sempre di più attraverso questa manifestazione il prodotto celebre del nostro territorio, che è il vino donnicese, il quale veicola e pubblicizza il territorio donnicese in ogni parte della provincia, in ogni parte della regione. Anche perché i riconoscimenti avuti da questo eccellente vino ne sono una prova concreta. A causa del maltempo, purtroppo, le attività in esterno sono state sospese, ma è stato possibile partecipare ad una particolarissima gara di dolci con degustazioni molto apprezzate da cittadini e visitatori.